Oggi siamo qui e Io e Francesco stiamo facendo una video lezione su cosa? Sull'avverbio. Sull'avverbio. Adesso cerchiamo di capire cos'è sto avverbio. È la parte invariabile del discorso che accompagna verbi, aggettivi e altri avverbi o intere frasi per modificarne precisamente il significato. Quindi con gli avverbi le frasi si capiscono Di più. meglio, Meglio. perché i verbi solo, per esempio, solo sono poco. Allora, gli avverbi sono divisi di due tipi, Forma forma e e significato. significato. Allora, per esempio, un avverbio semplice, se noi dovessimo usare l'avverbio bene, che frase faresti, per Ci esempio? vedremo presto. Ok, io dicevo bene, tu hai usato presto, ma è lo stesso. Presto è attaccato al vedersi. Esatto. Ecco, con il presto ci si vede, si capisce meglio. Composto, qua per esempio neppure è neppure, infatti. Vediamo una frasetta. Neppure ti do se sta caramella. Non ti do neppure sta caramella se Se non ti inginocchi. ho accidenti. Comunque si capisce bene che il dare la caramella con Esatto. neppure non è molto chiaro. Derivato. Derivato. Io corro serenamente. Ok, quindi il correre si spiega bene con l'avverbio serenamente. Locuzione verbale, a vanvera, senza dubbio. Ho Vai. parlato a vanvera. Questo è chiaro. Uno ha parlato, vabbè, però se lo dici a vanvera diventa più chiaro. In forma avverbiale, un aggettivo in forma avverbiale. Perché l'aggettivo sarebbe sul nome. Esatto. Vediamo. Sei poco forte o non sei poco intelligente. No, sei poco intelligente. Quindi l'essere diventa poco intelligente, che è attaccato a lui e A anche a lui. lui. Avverbio di significato. Modo. Volentieri ti presto il pennarello. Ah, ti prendo il pennarello volentieri. Dai, di luogo. Luogo. E dintorni ci sono persone malvagie. Capisce dove sono, no? Di tempo. Tempo, ora sto cucinando. Ecco, perfetto. Perché cucinare si capisce, ma se lo dici ora è chiaro di più. Quantità. Quantità. Sei troppo bello. Ok, sei troppo bello, è attaccato a chi? Al 6 Sei. adesso. Allora, un avverbio di valutazione. Di certo direi che il cane ti ha mangiato i compiti. Quindi tu valuti che sia stato sto cane che ti ha mangiato i compiti. Interrogativo. Quando ti sei fatto male? Eccolo qua. Quando ti sei fatto male? Farsi male, ma vuoi sapere di più? Sì, esclamativo. Come? Non ho capito. E presentativo. Ecco, arrivare mia nonna. Ecco, va bene. Quindi, da queste piccole frasi, d'esempio, si capisce come l'avverbio sia Avverbio. molto importante perché va a chiarire Il nome. Le le frasi, frasi. diciamo. Allora, che consiglio diamo a chi guarda questo video? Di fermarlo ogni parte, così voi fate una stessa cosa, così, ma su un foglio, così imparate di più e a scuola sapete Quando c'è da meglio degli riconoscere gli altri. avverbi, li sanno fare. Allora, fare degli esercizi di invenzione di frasi per Esatto. ogni tipo, no, semplice, composto, Semplice. derivato, locuzione, così, in maniera che quando c'è da riconoscerlo, avendo fatto due o tre prove, un po' a voce, un po' Ti per viene iscritto, pam. ti viene chiaro che è un avverbio A di valutazione, A di modo, A di luogo. Quindi, divertitevi guardando questo video e magari guardarlo senza ascoltare per dire voi le cose per vedere se sono entrati in testa. Arrivederci. Buon lavoro da Francesco Arrivederci. e Francesco. E per voi, ciao.